E bentornati cari ascoltatori della Rossa nel Cuore, io sono Luis, io Matteo, siamo Ferrari e Forma 1, la Rossa nel Cuore, come sempre sotto il video trovate tutti i link per seguirci sui social. Oggi parleremo di uno strano Gran Premio del Baku, noioso rispetto ai vecchi precedenti, parleremo di Leclerc, di Williams e soprattutto di Ronald Ratzenberger e di Ayrton Senna, che si compiono 25 anni dalla loro scomparsa. Tutto questo dopo la sigla. Prima di iniziare a parlare del Gran Premio del Baku, volevamo dare un omaggio a Ronald Ratzenberger e ad Ayrton Senna, che 25 anni fa ci vengono a lasciare il mondo della Formula 1. Sì, ricordiamo nel 94 a Imola, sia nelle qualifiche che in gara ci furono due morti, sia di Ratzenberger che poi di Ayrton Senna, che segnarono questo mondo della Formula 1. Tornando all'attualità, un Gran Premio del Baku non sorprendente come gli anni scorsi, o come avevi anticipato te qualche settimana fa, di cui se ne parla molto bene, di questo circuito abbastanza spettacolare. Però nel 2019, quindi quest'anno, non si è visto un Gran Premio emozionante. No, le uniche emozioni che si sono viste in questo Gran Premio sono state nelle libere. Sì. Il primo a dare un po' di brio alle libere è stato un tombino, e prima toccato da Charles Leclerc, dove nell'immagine si vede che il tombino inizia un po' a muoversi, dopodiché passa il povero George Russell, che si trovava proprio lì in quel momento ed è andato a danneggiare completamente tutto il fondo della sua vettura, provocandogli la non partecipazione alle successive libere 2. Come se non bastasse, la gru che doveva portare la vettura di Russell ai box va a sbattere contro uno dei cartelloni pubblicitari, facendo sbattere violentemente sul camion la povera vettura, alla quale poi inizia a perdere liquidi strani e particolari, e quindi ancora più, sì, diciamo un venerdì abbastanza comico, molto, sì, come inizio per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Infatti anche le reazioni dei piloti sui social si sono fatte sentire. Da quel momento in poi Claire Williams ha chiesto risarcimento dei danni della vettura. Non si sa quant'è la somma esatta del risarcimento, però diciamo che la Williams a questo punto può lavorare tranquillamente sulla vettura. Quindi libere 1 bloccate dopo solo mezz'ora, dopodiché sono stati controllati quasi 300 tombini del tracciato per poter poi gareggiare le libere 2 in tranquillità. Ci si aspettava una sorpresa Ferrari, infatti la sorpresa Ferrari è arrivata in qualifica con un Leclerc veramente veloce sin dalle libere 3, proprio nel momento più bello, e va a sbattere proprio... Sì, alla curva del castello. Esatto. È un errore veramente che non ci voleva per il pilota monegasco, che è il suo primo incidente vero e proprio in Ferrari, che è capitato nel momento sbagliato, anche perché aveva un passo molto buono per cercare anche di ottenere la pole, come ha dichiarato poi in conferenza stampa. Pole position che poi è andata a Valtteri Bottas, che ha fatto veramente un giro stratosferico a soli 59 millesimi da Hamilton, e quindi prima fila tutta Mercedes. Leclerc, che doveva partire decimo ma che poi è partito in griglia ottavo per la penalizzazione delle due Alfa Sauber di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi per un controllo della FIA sull'ala anteriore per un'eccessiva flessione da parte dell'ala. Gran Premio del Baku un po' noioso è quello del 2019, protagoniste le gomme Pirelli. Le gomme medie sono durate tantissimo, anzi hanno avuto un grande passo con Leclerc, mentre le gomme rosse sono durate veramente poco, addirittura una decina di giri. A dare sempre il primo colpo è Max Verstappen, che cambia subito le gomme rosse per raggiungere e fare un undercut a Sebastian Vettel. Charles Leclerc, che partiva con le gomme medie, in realtà Leclerc era molto veloce con queste pneumatici e si è ritrovato davanti a tutti quanti per quasi 40 giri. Esatto, che poi ovviamente le gomme in degrado non ne avevano più, si fece rimontare dai primi in classifica. Leclerc nel suo stint con la gomma media è arrivato a circa, diciamo, 40 giri con questo set di gomme, per arrivare a un degrado veramente elevato con queste gomme, e riagguantato ovviamente dai primi in classifica, per poi ovviamente fermarsi anche lui per montare la gomma rossa. Sì, la strategia di Leclerc è stata molto criticata per quanto riguarda il suo stint, troppo lungo. Altri hanno detto che farlo entrare un po' prima sarebbe stato rischioso per le gomme rosse, che sono durate veramente poco con gli altri piloti. Forse l'idea era quella di aiutare Sebastian a raggiungere le Mercedes, anche se poi non è servito molto, perché Sebastian è rimasto lì cercando di agguantare il ritmo delle Mercedes. Leclerc entra in box per montare le rosse e non riesce ad avere il passo che in Ferrari si aspettavano. Alla fine la sua gara finisce in quinta posizione, e addirittura col giro veloce con un pit stop in regalo, possiamo dire. Sì, dietro a Max Verstappen,
Sul podio il terzo di fila è Sebastian Vettel, ancora sul gradino più basso del podio. Una gara, quella di Sebastian, molto più conservativa rispetto a un attacco invece alle due frecce d'argento, che hanno dominato ancora una volta questo quarto Gran Premio della stagione, ed è la quarta doppietta consecutiva, che non si vede forse da diversi anni. Valtteri Bottas aumenta la sua fuga in classifica e si vede che i Mercedes stanno lasciando libertà un po' al finlandese. Si allontana la possibilità per Ocon di poter ambire a un posto in Mercedes. Esatto, lui ci rosica un po' sopra. Esatto. Valtteri Bottas, che quest'anno si è ripreso le vittorie che ha lasciato a Sì. Hamilton la scorsa stagione, e sta lottando appunto per il campionato. Ovviamente è la quarta gara della stagione, quindi non possiamo ancora dire nulla. Però Hamilton, diciamo che è messo un po' alle strette in casa Mercedes. Secondo me è la barba di... È la Esatto, barba. può essere. Non si sa dove sta sbagliando Ferrari, ma tutto questo Mercedes sta facendo tutto molto bene. Sì. Sta gestendo anche il fatto Lewis Hamilton, Valtteri Bottas. Non come Vettel e Leclerc, che ci sono ancora questi contrasti e ordini di scuderia. Quindi davanti le Mercedes stanno controllando il tutto. Sì, sembra che l'umore in casa Mercedes sia molto più pacato, Sì. tra i due piloti, anche se c'è molta competizione in classifica e durante la gara. Per quanto riguarda Ferrari, appunto, c'è questo contrasto tra i due piloti che o non si capiscono o devono ancora, diciamo, adattarsi sia tra di loro che alla macchina. Il potenziale della scuderia, oltre che della vettura, è molto forte, come abbiamo visto anche dai test, ma Mercedes ha messo in questo inizio stagione una marcia in più. Adesso fra 2 settimane vediamo cosa succede in Spagna. Si vedrà già dalle prime libere che i piloti spingeranno di più, soprattutto in questo Gran Premio di Spagna, anche perché sono già fatti i test e quindi il setup della vettura ormai è completato. Parlando un po' delle mezze classifiche, la McLaren sale in classifica, è quarta potenza del campionato, con Norris e Carlos Sainz che si ritrovano settimi e ottavi nel Gran Premio del Baku. Una McLaren che piano piano inizia a vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Esatto, dopo l'addio di Alonso, purtroppo possiamo dire che McLaren è rinata, Più o ecco, meno, possiamo sì. dire, e ha portato grandi punti in questa stagione. Sì, sembra che Alonso nei test del Bahrain abbia dato grande spunto alla scuderia. Parlando invece di Renault, che doveva essere la quarta potenza, si ritrova a fare un po' di casini con Daniel Ricciardo, che va a fare retromarcia distruggendo la sospensione di Kvyat. Sì, un comico sia il venerdì che Sì. alla domenica. E in casa Renault posso dire che c'è un ritiro a gara per ogni Esatto. pilota. Fa molto male alla classifica per Renault, che aspira appunto a essere la quarta potenza. Esatto, la loro idea era di fare bene questo campionato, l'anno prossimo di poter lottare contro almeno Red Bull, per poi nel 2021 si diceva che volevano lottare per il mondiale, adesso vediamo come va questo campionato, sì, Esatto, si pensa troppo in là, se no. troppo in là si pensa, esatto. Bene ragazzi, speriamo di avervi un po' raccontato il Gran Premio del Baku, ci rivediamo settimana prossima per parlare dell'anteprima del Gran Premio di Spagna. Ultima chicca, il Gran Premio di Monza è stato rinnovato fino al 2024. Finalmente. Con questo è tutto, io sono Luis, Io siamo Matteo. Ferrari Formula 1, ora sono il cuore, iscrivetevi sotto, ci sono tutti i link e noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao ragazzi!